credetemi, non sono mai stato incazzato come stasera. Ma è mai possibile? Il centro di Taranto, via Crispi, guardate un po', i cassonetti traboccanti e la gente che si vede costretta a lasciare i rifiuti al di fuori, a lasciare i sacchetti, guardate, è qualcosa di impressionante, di pauroso, Dio santo, guardate! Ma io dico, con una situazione del genere, un sindaco, un'amministrazione comunale dovrebbe scapparsene, dovrebbe sparire da Taranto, dovrebbe avere il coraggio, dovrebbe compiere un gesto di responsabilità dicendo non è per me amministrare, questo dovrebbero dire Melucci e compagni, ma noi paghiamo le tasse! La Tari è arrivata alle stelle, qui ci sono condizioni igienico-sanitarie gravissime, ma che ci deve venire il colera, che dobbiamo contrarre infezioni, le infezioni rischiamo davvero di contrarre, di subire, guardate un po', ma è possibile una cosa del genere? E soprattutto non si vede soluzione all'orizzonte, ogni giorno è peggio del precedente, oggi è peggio di ieri e domani sarà peggio di oggi. Un sindaco fallimentare, un'amministrazione che, ripeto, sta solamente distruggendo la città. Signor prefetto, per cortesia, intervenga, e deve intervenire anche il Dipartimento di Prevenzione della ASL. Chi si occupa di igiene pubblica, di salute, di incolumità, di pubblica incolumità. La mia non è esagerazione, ma scusatemi di grazia, in piena estate, con i rifiuti che fermentano, ma cosa deve succedere più in città per intervenire? Cosa deve succedere più? Guardate, guardate, sembra che io voglia esagerare, sembra che io voglia dare i numeri, guardate qui, vi sto facendo il giro, il perimetro di questi cassonetti. Guardate un po', cosa devono fare più le persone? E questo è il coraggio di parlare di una città ordinata e pulita. Questa è una merda. Questo è terzo mondo, capitale del terzo mondo. Rinaldo Melucci, sindaco della capitale del terzo mondo, Taranto. Guardate un po' qui. Guardate qui. E ha avuto il barbaro coraggio questo signore di portare la Tari alle stelle. Deve solo sparire da Taranto. Credo che non ci sia davvero altro da aggiungere. Mi congedo con queste immagini. Speriamo che questa amministrazione cada, ma subito, subito, subito si devono levare dalle scatole, subito! Perché è una distruzione, perché qui rischiamo infezioni, gravi infezioni. È tutto, credetemi, ho le palle piene. E insieme a me tutta la città.